21 settembre 2013, sono passati ormai 4 anni dalla beatificazione di Fra Tommaso, ma ci sono dei nuovi progetti? Progetti nuovi e ce ne sono nel senso che continuiamo nella pubblicazione dell'opera omnia di Fra Tommaso, cioè gli suoi scritti intitolati Fuoco d'amore. Stiamo aspettando che la professoressa Bartolomeo Romagnoli dell'Università La Sapienza di Roma completi la trascrizione e la presentazione dell'epistolario, che è un'opera veramente importante e significativa perché lì si vede lui, come si può dire, il suo intimo, la sua passione e i contatti che aveva con tutti i grandi del tempo. Poi stiamo completando sempre con altri due insigni operatori, col professor Tolomeo di Padova, che ci sta completando l'indice analitico di tutta l'opera, dei 3 volumi già pubblicati. Mentre invece un altro esperto ci sta preparando l'indice analitico, quindi a breve avremo l'opera omnia di Fra Tommaso completa. E la novità, oppure la conferma, è che con gli scritti pubblicati ci sono studiosi di livello nazionale, ne cito uno, Giacomo Iori, piuttosto che Vannini, professor Vannini, che hanno scoperto questa figura e l'hanno sempre più apprezzata e il compito nostro sarà nei prossimi anni valorizzare sempre di più. Infatti speriamo, e questo è un impegno che ci siamo dati come organizzazione a sostegno della causa di Fra Tommaso con padre Rodolfo Saltarin che è vicepostulatore, che per il quinquennio, quindi che cadrà l'anno prossimo di questo periodo, fra un anno esatto, di fare un grande convegno magari in collaborazione con l'Università di Bergamo, col professor Marco Pellegrini che ci sta seguendo sotto questi aspetti e grazie anche all'interessamento del magnifico rettore che ci sostiene in questo cammino di valorizzazione di una figura bergamasca e della Valseriana. E in questi giorni ci sono buone occasioni per fare un salto all'era. Sì, per scoprire la bellezza del borgo, indipendentemente da Fra Tommaso, che comunque è uno dei figli più insigni della frazione. C'è l'appuntamento di Arte e Buoi dei Paesi Tuoi, che è questa manifestazione dove ci sono arte, natura, cultura all'interno del borgo con tante esposizioni molto caratteristiche. C'è da dire che chi vuol venire sabato pomeriggio e tutto il giorno di domenica ci saranno appunto delle navette che partiranno dalle piscine di Alzano, perché il borgo è invaso. Diciamo simpaticamente invaso da tantissima gente e quindi ci sono delle navette che portano le persone verso la frazione. Quindi invitiamo tutti a venire a conoscere ancora di più Olera e il paese natale di Fra Tommaso.